Dall'ultima diretta 3 mesi fa sono passate e sono avvenute diverse situazioni. Quello che posso dirvi è che ci troviamo spesso, stiamo insieme in diversi contesti e ci piacerebbe creare questa situazione in maniera più continua. Mentre 3 mesi fa non era mai stata presa in esame questa cosa e ci interessava poco, perché quello che è successo, voglio dire, è stato totalmente ingiusto e miserabile, ma ora credo che sia giusto rimettere il calcio vero al centro di tutto. Mi piacerebbe dirvi qualcosa in più, mi piacerebbe avere qualcosa di più in più da dirvi, ma posso richiamare tutto a una grande passione, a una grande voglia di fare, a una grande voglia di tornare nel modo in cui avevamo lasciati, esattamente così. Ci piacerebbe riessere un contesto che parla liberamente di calcio, che mandi avanti questo principio di comunicazione come abbiamo condiviso stasera, e che non vuol dire avere consensi. Noi non cerchiamo i consensi, ma cerchiamo di essere connessi a voi per scuotervi dentro e suscitare interesse verso una delle cose più belle che abbiamo, che è il calcio. Non ci interessa nascondere i vostri commenti o celarli, ok? Perché i vostri commenti negativi, che io intendo come un contraddittorio passionale, ci aiuta a migliorare, perché voi siete la voce del popolo, il calcio è del popolo. A me, se voi venite e in maniera ferma, educata, però appassionata, mi andate a contraddire, io non vi blocco e non vi oscuro. Io rimango connesso a voi, per amore del calcio. Ragazzi, io vi ringrazio per quest'ora che abbiamo passato insieme, siete stati tantissimi. Vi posso dire che costantemente avrete aggiornamenti e vi saluto dicendovi una volta in più, però, che viva il football. Ciao ragazzi.